Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo Q&A. Come avrete dedotto dal titolo, è il Q&A di maggio. Ero rimasta un po' corto di argomenti, idee e domande a cui rispondere, quindi vi ho chiesto di lasciare sotto questa foto su Instagram tutte le domande che avevate e tutte le domande a cui volevate che io rispondessi. Quindi adesso iniziamo. Il mio approccio è diverso dal solito, cioè invece di creare dei macro argomenti leggo le domande e rispondo direttamente. Non so, magari vi piace di più in questo format. Fatemi sapere se vi piace di più o di meno, o seppure non vi cambia niente, come al solito. Allora, FitGiulia95 chiede: sapresti spiegarci bene perché è fondamentale fare pesi e il solo cardio non basta per vedersi al meglio? Allora, per vedersi al meglio significa per vedersi sodi, per vedersi tonici e per vederci anche magri. Questo effetto si ottiene avendo il muscolo. Senza il muscolo, il pesare poco, l'essere magri, non basta. Io a 45 kg senza muscoli ero magra, ma non apparivo tonica, non sembravo magra. Cioè, apparentemente sembro persino più magra adesso rispetto a prima. Quello perché ero vuota, perché seppur pesassi poco sulla bilancia, l'assenza di muscoli non dà quell'effetto, sono i muscoli che danno l'effetto di definizione. Quindi il solo cardio può aiutare a ottenere la definizione, perché comunque ti aiuta a bruciare massa grassa, però il solo cardio non stimola i muscoli a crescere e quindi non va a generare la base. Quindi secondo me è sempre bene un equilibrio fra i due, cioè avere entrambi, come ad esempio io ho sempre una sessione di cardio la settimana. Lo faccio principalmente per far lavorare il cuore, perché un allenamento cardio è un allenamento cardiaco, nel senso che serve al cuore per allenarlo, a pompare di più, a pompare di meno, quindi è un allenamento per il cuore. E poi anche per quello che comporta comunque, che è uno stimolo per il corpo. Ad esempio io faccio HIIT, che consente di bruciare di più dopo allenamento rispetto a un altro tipo di allenamento a bassa intensità. Altra domanda, Marix Gianni chiede: mi hanno detto che è meglio non bere acqua mentre si sta mangiando, ma è meglio bere terminato il pasto. È vero, perché? Allora, io sinceramente bevo anche durante. Allora, so che esiste quel trucco che se bevi prima di mangiare mangi di meno, e questo, cioè, secondo me è una cosa assurda, però vabbè, cioè, secondo me basta bere durante il giorno. È vero che se bevi mentre mangi puoi far sì che la digestione possa essere un po' più difficoltosa, ma sinceramente io non vedo assolutamente alcuna differenza. Anzi, magari il fatto di bere mentre si mangia può anche rallentare il momento del pasto, quindi il tempo in cui si mangia, quindi magari anche lo consiglio. Io sinceramente bevo prima, bevo durante, bevo dopo, non ci penso, non penso che cambi niente. Poi magari ci esistono mille studi scientifici che provano il contrario, che è essenziale non bere di qua di là, però si sta parlando di acqua. Sii gentile e abbi coraggio, chiede: come ti trovi a Piacenza? Come città universitaria intendo. Allora, Piacenza è difficile. Piacenza non è una grandissima città universitaria, nel senso non c'è niente. La sera, a meno che non ti crei situazioni, a meno che tu non abbia un gruppo di amici, non esci. Cioè, non esci da solo, non vai a fare niente, non c'è niente anche da intrattenerti da solo. Quindi è molto importante avere un gruppo di amici, è molto importante creare occasioni con il gruppo di amici, con il gruppo universitario. Spesso noi facciamo le serate foodies, noi che studiamo food marketing, e noi tutti del corso, che siamo 100, ci incontriamo in un luogo. Di quei 100 ne verranno 40, 50, 60, quindi noi facciamo la serata. Questo ha i suoi effetti positivi, nel senso che esci. Sono effetti negativi, nel senso che vedi sempre le solite persone. Diciamo che oltre alle persone del mio corso, non è che io abbia conosciuto tantissima altra gente, tantissimi altri universitari, perché non ci sono. Perché Piacenza è una città con due università, Politecnico di Milano e la Cattolica, e probabilmente quelli del Politecnico hanno un altro giro, ma
cioè, è più una città universitaria in cui, soprattutto d'inverno, la gente si incontra in casa piuttosto che fuori perché è freddo, umido. Quindi magari adesso che arriva l'estate, che usciremo di più, sarà un pochino diverso. Quindi, però, Piacenza è un po' triste se non hai amici. Rebuilding Sara chiede: qual è il lavoro dei tuoi sogni? Fai un esempio di azienda in cui ti piacerebbe lavorare. Un esempio di azienda. Allora, il lavoro dei miei sogni è un lavoro che mette insieme le mie passioni, che sono l'economia, lo studio dell'economia, del business e il fitness e l'alimentazione. Quindi questo sarebbe un connubio perfetto. Quindi in realtà sarebbe un'azienda che tratta di queste cose, che è in questo ambito. Ora per ora un'azienda per cui mi piacerebbe lavorare nell'ambito del marketing, soprattutto perché io studio food marketing, non l'ho ancora trovata perché o tutte sono sull'allenamento, sul fitness, quindi ad esempio Adidas, oppure tutte sull'alimentazione. Diciamo che ancora il connubio perfetto non l'ho trovata, però sarei più tentata in quelle in ambito di alimentazione, ma non un'azienda che produce un determinato prodotto, ma il fatto che un'azienda vuole cercare di portare dei prodotti sani in Italia e venderli al pubblico. Questo è più quello che vorrei, cioè a cui vorrei lavorare, cercare di portare e promuovere l'alimentazione sana come cosa bella, e divertimento e gioia, e non che palle la dieta, è cibo noioso e melenso. Quindi qui è più dove vorrei essere portata. Non lo so, vedremo. Insomma, ho ancora un anno di università e poi tra un anno sarà da pensarci. Michela Martini 7 chiede: le schede di allenamento in palestra sono seguite da un personal trainer o riesci ad allenarti da sola? Qui c'è Luna che mi fa ombra. Sì, Luna mi stai facendo ombra. Cioè, ciao, saluta Luna. Ok. Michela, se non mi conosci, io sono seguita da Fran. Per circa 2 anni mi sono sempre allenata da sola senza nessuno. Volevo fare le cose da me e mi trovavo bene. Poi a dicembre dell'anno scorso ho raggiunto una fase di stallo e ho sentito il bisogno di affidarmi a qualcuno, quindi mi sono affidata a Fran di Iron Manager 82 su Instagram e da gennaio mi segue e presto penso che vi farò un physique update, vediamo se trovo il coraggio, per farvi vedere la differenza tra gennaio e adesso e davvero mi sento totalmente cambiata e migliorata, quindi sono davvero contenta. Linda Recovery chiede: pensi anche tu che la farina raffinata sia equivalente a calorie vuote? Oppure, ad esempio, tra pasta, pane bianco e integrale non cambia così tanto. Allora, il discorso non è calorie. Pasta e pane bianco hanno le stesse calorie di pasta e pane integrale. La differenza sta nella quantità di fibre. Quella integrale ne ha di più e quindi ti riempie di più. E secondo, c'è da dire che pasta e pane integrale hanno un indice glicemico più basso rispetto a pasta e pane bianco. Piccola ma forte chiede: a che età vorresti sposarti? In un futuro ti vedi mamma? Allora, vorrei sposarmi dopo che mi sono laureata, dopo che ho trovato un lavoro, dopo che Jimmy la mia persona, ha trovato un lavoro. E quindi che siamo entrambi set and ready, quindi con un lavoro stabile e tutto, non all'arrembaggio, cioè non sono così wild. Secondo, mi vedo mamma, ovvio, penso che lo spirito di mamma, o non so come si chiama, spirito materno, ecco, mi sia venuto appena io ho conosciuto Luna e adesso con Luna, cioè me la prendo, me la coccola mia figlia, quindi assolutamente. Certo, per il momento non è che dico voglio un bambino, no, io sono ancora in quella fase che i bambini mi fanno un po' di bezzo, cioè non mi piacciono tantissimi i bambini, però vabbè, oh, cioè sono ancora giovane, ho ancora 5 anni davanti senza figli, ancora non ci devo pensare, quindi ci sta. Però assolutamente mi vedo mamma e perché no? Cioè, sono una donna, siamo predisposti per procreare, come tutti gli umani, quindi ci sta. Vera Warrior chiede: appena iniziato con il bodybuilding, hai subito iniziato con i fondamentali? Dividevi lo stacco dallo squat in più giorni o facevi tutto insieme in un unico allenamento? Bellissima domanda e la risposta è sì, ho iniziato con i fondamentali. Ho iniziato con i tre big, squat, stacco e panca, 3 giorni diversi. E questo è come si entra in palestra, come bisogna approcciare l'allenamento in palestra per fare pesi. Secondo me, il fatto che quando voi ragazze a volte mi dite: ma io sono andata in palestra, mi hanno fatto fare queste cose, ma non vedo i risultati, non mi piace, è noioso, ci sta, è ovvio.
Perché i personal trainer che ci sono in palestra o gli istruttori di sala, che dir si voglia, non vi portano a fare squat al bilanciere, non vi fanno fare stacco e forse vi fanno fare panca, ma vi portano a fare l'hip thrust, gli slanci dietro con la gamba e vi fanno alzare manubri, vi danno in mano un chilo, cosa che la busta della spesa gli fa una pippa al chilo. In questo modo, con questi pesi, non si avranno mai risultati perché sollevate di più camminando per casa, facendo le vostre faccende. L'importante, molto importante, questo ve lo dirò sempre, è che quando voi entrate in palestra e andate a chiedere una scheda al personal trainer, vi puntate, puntate i piedi, vi fate valere e dite: io voglio fare squat al bilanciere, voglio che mi insegni lo stacco, voglio fare panca. Se il personal trainer vi dice: è troppo presto, no, non va bene, devi prima allenarti un pochino, non è vero, perché questi esercizi sono esercizi basic che noi facciamo ogni giorno. Noi per sollevare un vaso dobbiamo fare uno squat per sollevarlo bene, sennò pieghi la schiena e non va bene. Quindi per sollevare bene un vaso dobbiamo fare uno squat, ed è un movimento naturale ed è la base. Io ho iniziato facendo squat con solo la sbarra. Avevo una sbarra da 15 kg, mi ricordo che le mie gambe tremavano, mi ricordo che facevo una fatica assurda, però io ho iniziato così ed è così che io ho avuto già i risultati, perché io ero una di quelle che se non vedeva i risultati allora lasciava perdere. Sono totalmente cambiata, però all'inizio, se non avessi fatto questi esercizi, se non avessi avuto queste basi, io tempo 3-4 mesi mi sarei persa, mi sarei buttata giù, perché con quegli esercizi, che io li considero accessori, non arrivi da nessuna parte. Quindi sì, fate i tre big, fate i fondamentali, rompete le palle alla gente che ve li facciano fare, e non è vero che dovete aspettare di essere più forti, più strong, di essere da un po' più tempo in palestra, perché con quegli esercizi che vi fanno fare accessori non costruirete mai la forza necessaria per arrivare a fare squat al bilanciere. Tutti possiamo fare squat al bilanciere se siamo sani, se abbiamo tutto a posto, la schiena a posto e tutto, quindi impuntatevi. Sarix chiede: cosa pensi dei dolcificanti? Davvero devo andare in dettaglio su questo? Dai, si sa cosa ne pensi dei dolcificanti. Io ho tolto lo zucchero da un anno ormai, e mi sa che un'altra domanda era se anche per me all'inizio la salsina amara al cacao era troppo amara. Sì, quando ho tolto lo zucchero, o meglio, io usavo soltanto il dietetic, ma ero arrivata a un punto da metterne 30 gocce nella tazza di tè e bevevo tipo 3 tè al giorno, più nella salsina al cioccolato la mattina, quindi cioè al giorno consumavo circa 100 goccine di dietetic, tanto che se voi sapete quanto costa il dietetic, costa tipo 3-4 euro, e Jimmy l'aveva trovato al Conad, della marca Conad, a 1,50 euro, e io me lo facevo portare da Prato perché a Padova non c'era la Conad, per pagarlo di meno. Quindi sì, era arrivata a dei livelli proprio drogata di questa roba. E da un giorno all'altro ho deciso di toglierlo. Se mi seguite comunque da un anno, avete seguito questo mio percorso quando ho deciso di farlo e tutto. L'ho tolto subito dal tè, totalmente, e è stato davvero difficile perché era come bere acqua sporca. Ho fatto più fatica a togliere dalla salsina al cacao. Infatti il mio approccio è stato quello di ridurre le quantità. Ho cominciato a metterne 5, poi andando avanti col tempo 3, poi 2, poi 1. E poi l'ho tolto totalmente, perché piano piano il nostro palato ci impiega tempo ad abituarsi, e potevo fare all in anche su quello, però per me la colazione è davvero un pasto importante, e se non sono soddisfatta dopo la colazione il mio mood della giornata va un po' giù, quindi volevo iniziare bene la giornata e quindi almeno lì me lo concedevo. Poi l'ho totalmente tolto, adesso vivo totalmente sugar free. Aggiunti, la frutta si mangia, la frutta la mangio 2-3 volte al giorno durante le merende, lontano dai pasti perché fermenta e vedo che mi rallenta la digestione, quindi non parlo di frutta quando parlo di zuccheri aggiunti. E questo mio cambiamento non è stato soltanto un cambiamento per togliere gli zuccheri aggiunti, ma è stato anche un cambiamento di gusti, a livello proprio di papille gustative. Togliere gli zuccheri cambia totalmente come il nostro palato sente i gusti. I gusti sono mascherati dagli zuccheri perché portano tutto a un livello buono, tutto a un livello piatto,
e non si identificano più le differenze di gusto. Dopo che io ho tolto gli zuccheri, io sento qualunque gusto, qualunque sapore, le mie papille gustative sono on fire proprio. Ed è bellissimo, ed è fantastico, è buonissimo, quindi sono molto felice di questa mia cosa. Quindi è anche questo il motivo per cui li ho tolti e per il cui non approvo i dolcificanti. Secondo me la stevia è un dolcificante perché quella che c'è in commercio non è la stevia naturale, non è quella che deriva dalla pianta, non è quella che approverei come approvo il miele e lo sciroppo d'agave, cose del genere, perché è processata. Vi dicono stevia naturale, ma non lo è. Lo stevia naturale è soltanto in gocce e lo trovereste in erboristeria e costerebbe tantissimo. Quello che trovate al supermercato, no good. L'ultima domanda a cui volevo rispondere, perché ormai sto video è lungo secondo me, voglio cercarla perché l'avevo letto e ho detto ok, questa la voglio rispondere. Questa domanda è di Ivana Sab. Hai una vita sociale oltre al fidanzato? Se ti invitano a cena uguale cibo, non salutare, aperitivo, birra, compleanni, che fai? Scappi e inventi scuse? Dalle tue storie non si vede molto oltre casa tua e palestra. Allora, innanzitutto sì, ho una vita sociale, ho amici, anzi, come si direbbe a Padova o in Veneto, ho una compagnia, cioè siamo un gruppo amici di 10 ragazzi e ragazze e siamo tutti insieme, ci muoviamo insieme, usciamo insieme, studiamo insieme, facciamo tutto insieme. Quindi ho amici. Se non li vedete è perché io decido di farvi vedere determinate cose su Instagram, su YouTube e decido di non farvi vedere altre. Il mio è un canale fitness, è un canale dove promuovo la mia parte della vita sana, la mia parte della vita che include il fitness, però è diverso dall'essere un canale la vita di Silvia. Diciamo che si sta un po' spostando verso questo perché vi sto facendo entrare più nel dettaglio nella mia università, nei rapporti appunto con Jimmy, però è sempre più improntato sull'aspetto fitness, salute, benessere, perché l'ho aperto per quello. Se volevo fare la favolosa vita di Silvia, l'avrei fatto, ma no, volevo più improntarlo su questo. Considerate anche che Jimmy mi conosce da 4 anni, che Jimmy ha iniziato questo percorso sui social a fianco a me, è passato tanto tempo da che io ho iniziato al che lui è entrato nei video a farsi vedere, e infatti solo adesso lo vedete molto più spesso, mentre i miei amici li conosco comunque da settembre e non mi piace e non voglio puntargli una fotocamera in faccia nei momenti in cui usciamo, nei momenti in cui andiamo fuori, soltanto per fare vedere a voi che io ho una vita sociale. Non so se mi spiego, cioè loro sanno comunque che io sono seguita da tantissime persone, quindi anche metterli nella situazione di pensare di essere visti da così tante persone, cioè non tutti sono a loro agio a essere davanti a una fotocamera o a essere visti dal mondo, quindi io lo rispetto e per questo non vi faccio vedere le nostre uscite, le nostre serate, perché non le vedo funzionali al mio canale. E inoltre, cosa facciamo la sera? Usciamo, andiamo fuori, andiamo al pub, andiamo a guardare un film, ci troviamo a casa degli altri a mangiare una pizza, a guardare un film a casa. È davvero così interessante da farvi vedere? Non penso. E quindi, se ti stai preoccupando della mia vita sociale, tranquilla, ce l'ho. Te ne ho anche parlato in un video precedenti, ho tanti amici, sono contenta, sono finalmente felice davvero di questa mia situazione, mi trovo davvero bene, nonostante appunto Piacenza non sia la città universitaria, io ho trovato il mio ambiente, ho trovato il mio mondo e sto davvero bene. Detto questo, la fotocamera mi sta lampeggiando per dire Silvia muoviti, mi sto per scaricare, quindi io in fretta e furia vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Ho tantissime altre domande a cui devo rispondere, quindi adesso tolgo quelle a cui ho risposto e mi tengo tutte le altre per il prossimo mese, oppure potrò fare un Q&A part 2 di maggio, chi lo sa. E noi ci vediamo nel prossimo video.